abbiamo in relazione a quanto vogliamo fare, soprattutto per cercare di utilizzare le prossime risorse comunitarie e anche quelle rimaste in fase di rendicontazione, abbiamo voluto dare questo incarico all'Agensud per determinare le necessità in merito al modernamento, al completamento o alla nuova costruzione di impianti idrici, quindi per poter permetterci appunto di chiudere il ciclo dell'acqua. È una necessità che proviene appunto, come dicevo prima, dal fatto che vogliamo in qualche maniera chiudere il ciclo dell'acqua, dare queste competenze al nostro assessorato e quindi ai nostri enti che lavorano all'interno del nostro assessorato e soprattutto cercando di venire incontro alle esigenze del sistema agricolo che in questo momento sono notevoli nel comparto dell'acqua. I gruppi positivi che poi, fatta questa indagine, daremo incarico per la realizzazione di progetti e quindi poi successivamente ci permetteranno di utilizzare le risorse comunitarie, come dicevo prima, 2014-2020 e venire incontro alle esigenze degli agricoltori. È duplice, uno a breve termine per utilizzare delle risorse disponibili in quota Puglia per una serie di progetti che ci auguriamo esecutivi a breve entro l'anno e una seconda, una programmazione di medio periodo con le risorse che saranno disponibili al 2014 sempre nel settore infrastrutturale irriguo.